Ciao, sono Paola, sono una decoratrice. Ho fatto l'Accademia di Belle Arti di Brera e da 10 anni lavoro nel settore della decorazione. Decoro soprattutto case private, ma anche bar e ristoranti in Italia e all'estero. Questo è il mio laboratorio, lo studio Rosso Scarlatto, e qui nascono le idee e vengono realizzate. I miei quadri, le mie opere, sono sì dei quadri, ma non sono quasi mai realizzati con il pennello. Infatti mi piace utilizzare vari materiali, passando dal mosaico, utilizzo l'acciaio, utilizzo le paste vetrose, quindi il vetro, e utilizzo l'argilla. Questo paravento è un oggetto di design artigianale. È composto da 3 cornici d'acciaio alle quali con i cavetti si appende uno specchio nella parte centrale. Nella parte laterale invece ci sono delle piccole formelle appese con dei cavetti d'acciaio, alcune sono in acciaio per riprendere la cornice, altre sono in ceramica. La ceramica è lo sfondo ad ogni piccolo quadretto, quindi ogni pezzo di ceramica viene poi decorato con la ceramica stessa in rilievo piuttosto che con degli smalti o con delle tesserine di mosaico. Questo mosaico è realizzato con la tecnica tradizionale dei mosaici artistici, quindi vengono utilizzate tessere di marmo e vengono utilizzati gli smalti. Quest'opera, questo quadro, io la considero una fotografia materica. Infatti, per arrivare qui, parto comunque da delle immagini fotografiche. Si parte proprio da una fotografia, dopodiché viene comunque rielaborata. Per esempio scelgo di realizzare delle parti in bianco e nero invece di lasciare delle parti colorate. Il soggetto è quasi sempre femminile, che è il soggetto che più mi piace fotografare e anche rappresentare. I miei mosaici sono realizzati con la tecnica diretta, quindi gli smalti e i marmi vengono incollati direttamente sul supporto, che in questo caso è in acciaio. Vengono tagliati in un primo momento con la martellina e con l'incudine, poi in una seconda fase con la pinza si adatta la forma al disegno. Le mie opere sono in vendita su Italymood e anche la mia è arte italiana al 100%.